Siamo in conclusione, ti chiedo di rivolgere ai tifosi del Bari un saluto, magari guardandoli idealmente negli occhi e parlando loro direttamente. Sì, volevo salutare tutti i tifosi del Bari, tutta la città, e farvi sapere che vi porto sempre nel cuore perché mi avete voluto bene, nonostante siano stati anni di alti e bassi. E che dire, vi vedo sempre presenti allo stadio, che siete attaccati alla squadra anche in Serie D, sostenetela e non rompetevi tanto le scatole. E in bocca al lupo, e vi auguro di festeggiare le più promozioni possibili e magari un giorno che le nostre strade si possano anche rincontrare. Non si sa mai nella vita, certo. Non si sa mai. Grazie mille, grazie a Marco Romizzi e in bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao Maurizio. Ciao Marco e ben trovato. Ciao Maurizio. Il Bari TV. Saluto a tutti. Partiamo subito dal presente. Come ti trovi all'Albino Leffe? Tu giochi nell'Albino Leffe? Sì, no, mi sto trovando bene. Qua diciamo che ho trovato una società solida, stabile, organizzata, perché è quello che mi era mancato negli ultimi anni, anche andando via da Bari l'anno scorso. Purtroppo sono incappato nell'assurda stagione di Vicenza, che è andata a finire anche lì non nel migliore dei modi, quindi qua mi sto trovando bene. Dovremmo fare qualche punto in più, perché purtroppo la classifica non è delle migliori, però sono sicuro che faremo un buon giro di ritorno. Continui a seguire il Bari, hai visto qualche partita? Sì, col fatto che comunque su DAZN, quando sono orari diversi le mie partite, tendo sempre a guardarla, anche perché ho qualche ex compagno, anche altri giocatori con cui ho giocato contro. Mi fa sempre piacere vedere il Bari, comunque seguirlo, anche se delle volte ho visto dei campi in trasferta che era veramente difficile seguirli da DAZN. Come hai vissuto l'estate scorsa il fallimento del Bari? Ma guarda, io sinceramente fino all'ultimo non credevo che potesse accadere una cosa del genere, anche perché era stato preso un nuovo allenatore, si stavano prendendo dei giocatori, quindi pensavo che si aspettasse soltanto il giorno in cui poteva entrare qualche nuovo socio per aiutare Giancaspro. Invece è stato veramente un fulmine a ciel sereno, anche perché ero anche legato ancora economicamente al Bari, quindi non solo il dispiacere per la piazza e tutto quanto, è stato un doppio dispiacere nuovamente, quindi però sono contento che alla fine a Bari sia arrivato un imprenditore importante. Che ne pensi di De Laurentiis? Ma sicuramente non poteva che andar meglio, perché dopo gli ultimi anni, dopo tutto quello che ho vissuto da quando sono arrivato io a Bari, ho vissuto la fine di Matarrese, ho vissuto l'arrivo di Paparesta, la fine di Paparesta, l'arrivo di Giancaspro, la fine di Giancaspro. A dirlo così sembra che sono stato a Bari una ventina d'anni, invece sono stati solo cinque stagioni e mezzo, diciamo, no? E quindi l'arrivo di un imprenditore così importante, italiano anche, perché aspetta, io ho visto anche da Tonor Dean passare nello spogliatoio del Bari. Infatti, tu c'eri. Sì, c'ero sempre, ho visto delle cose assurde a Bari, le ho vissute tutte, quindi sicuramente come sta facendo quest'anno il Bari e la società, sia in campo che fuori, si creerà un ambiente solido che negli anni lo riporterà dove merita, sono convinto. Quanto sei rimasto legato alla città di Bari? Beh, tantissimo, perché io ricordo sempre il giorno in cui sono arrivato a Bari con non scetticismo, però difficoltà comunque di allontanarmi così tanto da casa. Non è stato facile, ero abbastanza giovane, avevo 22 anni, e ero contento di arrivare in una piazza così importante, però avevo paura. Ma poi con il passare del tempo e degli anni ho creato rapporti che ancora mi porto avanti, amici, e anche ho imparato a vivere la città nel migliore dei modi. Io infatti ho abitato per la maggior parte del tempo
ai margini proprio di Bari Vecchia, nelle zone del Castello Svevo, quindi mi sono ambientato completamente con il barese, lo porto nel cuore, tanto che ogni estate comunque tendo sempre a venire una decina di giorni a salutare amici, perché veramente ho legato con tantissime persone che le porterò sempre nel cuore, e comunque anche a passare delle belle giornate, dei momenti nei posti stupendi della Puglia, nei ristoranti, anche quelli me li porto nel cuore, anche i ristoranti veramente mi mancano. La domanda che si fa sempre durante le interviste agli ex è: qual è il ricordo più bello e quello più brutto? Naturalmente la rivolgo anche a te. Sicuramente il ricordo più bello ci riporta tutti nella famosa stagione fallimentare, quando non voglio parlare di una partita in particolare, ma quando poi abbiamo iniziato, non so per quale incastro magico, a riportare gente allo stadio e allo stesso tempo a vincere partite di fila. Ricordo le prime partite che con 15.000 persone allo stadio ci sembrava un sogno, visti i momenti precedenti che avevamo passato, fino ad arrivare alle ultime con 60.000 persone allo stadio, scendevi in campo, ti sembrava di giocare partite di Champions, no? Di Serie B o playoff di Serie B. Quindi quel momento lì è sicuramente il ricordo più bello, il ricordo più bello, mentre Quello più brutto? quello più brutto sicuramente lo associo sia al momento del fallimento, perché in quel momento nessuno poteva immaginare cosa avremmo creato. Quindi, sai, quando una società fallisce, si porta libri in tribunale, uno pensa sempre a cosa ne sarà del mio lavoro, della mia carriera. Quindi quello è stato il momento più brutto, ma lo lego anche alla sconfitta di Latina, perché lì era un momento che per la città e per noi poteva veramente cambiare la storia, poteva cambiare Certo. la storia di tutti quanti. E anche lì, nonostante sia stato un bruttissimo momento, mi ricordo comunque l'accoglienza al nostro ritorno a Bari, che fu incredibile. Cioè, io mi ricordo, ne parlavo con vari compagni, ci domandavamo: ma noi abbiamo perso la Latina? Cioè, noi a Latina abbiamo perso, non bisogna festeggiare. E invece comunque la città di Bari c'era stata vicina per quello che gli avevamo fatto provare. Per noi è stato bello e indimenticabile soprattutto. Certo, tu hai detto sei stato 6 anni a Bari, però hai avuto tanti allenatori. Qual è quello con cui ti sei trovato meglio? Beh, sicuramente io credo che noi dobbiamo tanto per quello che poi abbiamo creato nella stagione fallimentare a Torrente, perché è quello che ci ha dato un'impostazione di gioco, ci ha unito come gruppo, e sono stati gli anni in cui, anche lavorando con Angelozzi, siamo riusciti un po' di più a portare avanti ogni anno lo stesso progetto. Mentre negli anni passati, sì, ci sono stati comunque degli allenatori che ricordo sia sul campo che fuori, come degli ottimi allenatori, ottime persone, però sono sempre durati talmente poco che fai fatica poi a legarti veramente con una persona. Penso che Grosso sia stato l'unico, non so dopo quanti anni, che si è riuscito a portare a termine la stagione l'anno scorso. Certo. Erano veramente tantissimi anni che si cambiavano uno, due, tre allenatori. La cosa più simpatica che ricordo l'abbandono di Gautieri. Quello fu veramente una cosa divertente, Un che flash. sì, mi ricordo ancora la faccia di Angelozzi quando, tornati giù dal ritiro, entra nello spogliatoio, non sapeva come dirci, stava ridendo pure lui, perché Si nessuno ci capacitava. credeva. Non era mai successo che un allenatore abbandonasse dopo il ritiro estivo senza neanche fare una partita ufficiale. Paparesta, a distanza di tempo, ha detto che errore fu esonerare Davide Nicola. Che cosa ti viene in mente ripensando a quel periodo? Quella è una delle scelte più incredibili che mi siano capitate nel calcio, perché io quando la racconto ancora nessuno ci crede. Io non ricordo esattamente la posizione che eravamo in classifica, ma credo che avevamo intorno ai 35 punti. Sì. Finito il girone di ritorno, comunque quando giri a 35 punti, cioè con 70 non è che rischi di vincere, ma sei lì. Quindi
quindi non so cosa si chiedeva esattamente a Nicola. Infatti forse quello è stato veramente il più grande errore che ha fatto Papa Resta, perché mi ricordo che si parlava di una squadra che non giocava bene, non entusiasmava la folla, però si sa che nel calcio poi l'importante sono i risultati, e i risultati arrivavano, perché arrivavano. Poi dopo, infatti, noi abbiamo subito un po' l'arrivo di Camplone, cioè nel senso che non capivamo neanche noi cosa avevamo sbagliato, perché alla fine di meglio potevamo soltanto essere primi in classifica, quindi il margine d'errore era poco. Infatti anche con Camplone mi ricordo che le prime partite avevamo fatto un po' di fatica, per poi comunque riuscire ad arrivare ai playoff e uscire purtroppo con quella partita maledetta Bari Novara, che ancora me la porto qua, perché non, incredibile, non è stata, una partita incredibile, non poteva finire in quel modo quella partita. Senti, rimanendo su Nicola, però tu i primi diciamo così tra virgolette problemi iniziasti ad averli proprio con lui, se non ricordo male, perché lui ti spostò dal tuo ruolo naturale a, ti vedeva come mezzala. Come la vivesti quella, quel cambio, quella transizione? Ma io la vedi più che altro per esigenze di giocatori, che magari vedeva meglio, aveva altri giocatori che potevano fare meglio che il ruolo, io magari mi potevo adattare un po' di più, ecco, rispetto ad altri, perché mi ricordo che quell'anno arrivò, se non ricordo male, sia Savas che Porcari, se non ricordo male, e quindi l'ho vista soltanto come una crescita professionale che mi porto ancora dietro, perché infatti negli anni poi, quando c'è stato bisogno, sono stato in grado anche di ricoprire quel ruolo. Tornando invece alla stagione fallimentare, in tanti a Bari hanno il rimpianto: se solo fosse stata confermata in blocco quella squadra con un paio di innesti, chissà come sarebbe andata. Ci hai pensato mai anche tu a questa? L'hai fatta anche tu questa riflessione? Ma è una cosa che non solo per quella stagione, ma poi anche negli anni passati, purtroppo è sempre stato così. Ci sono sempre stati ogni anno troppi cambiamenti, e con tanti giocatori e ragazzi che sarebbero rimasti molto volentieri a Bari, però per cambi di allenatori, cambi di dirigenti, cambi di direttori, purtroppo si è sempre data poca continuità al gruppo che l'anno prima aveva fatto bene, o comunque a un certo numero di giocatori di quel gruppo. Io ricordo che dopo la stagione fallimentare con Mangia, comunque noi eravamo stati messi molto in secondo piano, cioè, anzi l'obiettivo della nuova dirigenza era quello di farci rendere conto che avevamo fatto sì una cosa bella, però che non era quello il modo di far calcio, e invece di magari portare avanti la squadra un po' su quell'entusiasmo lì. Tu, dopo molte stagioni, molte delle quali sei stato protagonista, a un certo punto sei andato via. Quando hai capito che si era rotto qualcosa, tra virgolette, ed era il caso di cambiare aria, oppure magari se l'hai subita il trasferimento? Ma io, diciamo che prima dell'estate scorsa, anche il gennaio con Antuono, comunque avevo avuto un po' di voci di mercato, avevo avuto anche non proprio delle minacce, ma mi avevano detto che potevo rischiare, se non me ne andavo, di rimanere fuori rosa. Quindi diciamo che il primo momento in cui ho capito che la mia storia a Bari era finita era quello, ma non per motivi più che altro di campo o altro, ma che dopo un tot di anni magari finisce la storia, anche perché con Colantuono, fino ad arrivare a gennaio, avevo giocato praticamente tutte le partite, quindi non mi sentivo fuori dal progetto fino a che poi non mi è stata detta questa cosa, perché non rientravo più nei loro piani. Poi comunque ho portato a termine anche quella stagione lì, poi in estate, quando di nuovo comunque riesci a riconquistarti il tuo posto, a fare le tue partite, però poi dopo non ti convocano neanche per il ritiro e devi essere tu a forzare il direttore per andare in ritiro, capisci che la tua storia in quel posto è finita. È finita, ho avuto
una possibilità l'avevo vista come una sfida personale quella di andare a Vicenza, cioè di andare in una squadra dove stava entrando una nuova proprietà, dove si poteva vincere un campionato. Io avevo voglia di vincere, di mettermi in discussione. E ho fatto quella scelta nell'agosto scorso, che poi si è rivelata purtroppo per l'ennesima volta sbagliatissima, sbagliatissima, tant'è che quest'estate mi sono ritrovato addirittura svincolato. Da aver firmato 3 anni di contratto mi sono ritrovato svincolato. Un'ultima domanda riguardo, legata sempre alla stagione fallimentare. Senza nulla togliere al valore individuale di voi che ne eravate i protagonisti, è pur vero che di quella squadra, forse tolto Cepitelli, nessuno poi ha fatto diciamo, una carriera che li ha portati in Serie A o ad altissimi livelli. Questo non per sminuire voi, ma che cosa significa? Che davvero la forza di quella squadra era il gruppo, l'alchimia che si era creata al di là del valore dei singoli? Sì, sicuramente, sicuramente, perché ritengo che eravamo una squadra di uomini, di persone giuste e corrette prima che di professionisti. Come tante volte accade nel calcio, che le neopromosse dalla C fanno un ottimo campionato di B e non è per valori tecnici, a volte è per coesione, per gruppo, per voglia di vincere le partite. Quindi sicuramente in quella stagione lì era accaduto questo. Poi, per tante dinamiche, credo che molti di noi potevano fare una carriera diversa per qualità tecniche, così come l'ha fatta Luca. Però nel calcio ci vuole fortuna, soprattutto trovarsi al posto giusto, al momento giusto, azzeccare una promozione, così come ha fatto Certo. Luca. E comunque stare in un contesto che creda in te e ti aiuta ad emergere. Ora purtroppo siamo tutti in un'età dove non c'è più il discorso sei giovane, puntiamo su di te, però abbiamo un'età dove dobbiamo soltanto vincere per poter salire. Chi in B, chi in A, non c'è più la speranza di dire sei un giovane, punto su di te perché hai prospettiva. Ecco. All'epoca si parlava molto, in realtà si parla tuttora, della pressione, della famosa pressione della piazza di Bari. Secondo te questo è un problema reale? E si sente davvero nei momenti di difficoltà questo fiato sul collo che ti può limitare o magari creare problemi o è una montatura eccessiva? Sicuramente dopo che ho girato anche altre piazze dopo Bari, riconosco che è un tifo molto esigente, quello sì. Ed è un tifo, come abbiamo sempre detto, un po' troppo altalenante. Ecco, ci vorrebbe un pochino più di equilibrio. Però poi con il tempo penso che si impari a conoscere quel tipo di. È il barese, purtroppo il barese, cioè purtroppo, neanche purtroppo, il barese è così in tutti gli aspetti della vita, cioè non solo nel calcio, devi imparare a conoscere il barese e a comprendere il loro ragionamento. Infatti quello ho fatto negli anni e non ho mai avuto grossi problemi a gestire questi tipi di pressioni, però riconosco che per chi arriva soprattutto da altre zone, da altre piazze, da altre società dove il tifo non è così importante come a Bari, si possa far fatica, soprattutto all'inizio. Ed è quello che è successo a tanti ragazzi che, arrivati a Bari negli anni, non hanno poi avuto modo di ambientarsi nel posto, perché a Bari bisogna ambientarsi per far bene, secondo me. A meno che, come sta andando quest'anno, fai comunque una stagione di vertice dove sei comunque una divinità per il tifoso barese, non sei un calciatore. C'è un aneddoto legato all'ambiente, alla frequentazione con i tifosi, qualcosa del genere che così brevemente ti viene in mente? Sì, ma io mi ricordo che ogni volta che mi veniva a trovare mia mamma o i miei parenti, mia sorella, magari nei momenti in cui la squadra andava bene, ci facevamo la classica passeggiata in via Sparano.
era il tifoso barese che richiedeva la foto anche alla mamma perché era quella che aveva creato, comunque aveva dato la luce al giocatore. E mia mamma rimaneva scioccata da questa cosa, dice: ma scusa, ma cioè, questi chiedono la foto pure a me, non solo a te, vogliono la foto anche con me, per Carino. capire quanto il Barese è legato al proprio giocatore, al giocatore a cui vuole bene. E questo mi ha sempre fatto molto piacere. Continui a sentire o a frequentare i tuoi amici dell'epoca, Sciaudone, Sabelli, Defendi? Sì, tutti, loro sono rimasti comunque tutti i miei grandi amici, perché come ho detto prima, le grandi cose si fanno con le persone a cui vuoi bene, e quelle persone sono rimaste, non sono mai uscite dalla mia vita, mi sento con tutti, con Sciaudone, Sabelli, Defendi, sono andato in vacanza ora a dicembre con Cervitelli, Fossati. Cioè, sono rimasto veramente amico con loro e appena possiamo ci vediamo, perché è sempre bello fare una cena insieme. Tornando al Bari attuale, conosci qualcuno degli attuali calciatori del Bari? Sì, io ho giocato sia con Di Cesare che con Brienza, quindi l'anno scorso anche con Turi, che era a Vicenza con me. Sì. Quindi ogni tanto sento soprattutto anche Valerio e so che è ritornato volentieri a Bari Sì, sta perché facendo si era trovato davvero bene. un gran campionato, è anche tornato goleador, E sta facendo difensore anche gol. goleador. Sì. Sì, bomba. Che ne pensi, rimanendo in tema, di Cesare, un esempio di quello che sto per dire, di giocatori che pur avendo la possibilità di giocare in categorie superiori, e ce ne sono tanti nel Bari attuale, hanno accettato la sfida di ripartire dalla Serie D? Che cosa ne pensi? Che non sia stata una scelta semplice perché penso a diversi nomi che sono nel Bari attuale che comunque hanno fatto una carriera, ma qualcuno anche là, per parlare di Brienza soprattutto, ma anche altri in B e in C, quindi non è semplice, soltanto certe piazze possono farti pensare se fare una scelta del genere, che può essere una scelta di vita o allo stesso tempo professionale, perché sono convinto che a questi giocatori il Bari darà una possibilità anche il prossimo anno. E giocare a Bari in C è davvero, sarà davvero una sfida importante e una piazza importante per chiunque, anche per chi ha fatto carriera di categorie superiori. Quindi quest'anno soprattutto la Serie D si è riempita di queste piazze, c'è Modena, c'è la Reggiana, c'è l'Avellino, c'è il Mantova, cioè ci sono un sacco di situazioni che tanti giocatori hanno visto come un modo per rinascere. L'estate scorsa, si è ipotizzato il ritorno di tanti ex qui a Bari. Per caso sei stato contattato anche tu e c'è stata la possibilità di un tuo ritorno? Per dire la verità, io ero stato contattato da altre cordate che mi avevano chiesto nel caso avessero acquisito la società se fossi disposto a tornare. Avresti fatto un E io gli avevo pensierino? detto prima prendete la società e poi casomai ne parliamo. Lo Ecco. avresti fatto, sinceramente, lo avresti fatto un pensierino o l'avresti scartato? Ma dico la verità, io quando ho ricevuto queste chiamate ho iniziato a pensare nella mia testa e a mettermi in difficoltà perché riconosco che c'è un pezzo di cuore a Bari e comunque nella mia testa si stavano creando dei pensieri per tornare. Però poi mi sono detto: Marco, fermati un attimo, che negli anni di cose che non erano certe te ne sono andate tutte male, quindi aspetta prima che avvenga, cioè che queste cordate prendano la società e poi inizi a Ci pensi. pensarci. E infatti poi non l'hanno presa e io sono andato da un'altra parte. Siamo in conclusione, ti chiedo, hai parlato in maniera egregia della nuova proprietà, pensi che questa possa essere davvero la volta buona perché Bari torni dove tutti sperano che torni?
io penso di sì perché, ripeto, una famiglia italiana così importante non prende la squadra del Bari per farla vivacchiare nel calcio professionistico. Sono convinto che la vogliano portare in alto. Per portare in alto una società servono investimenti, servono soldi che già hanno fatto quest'anno in Serie B, e sono convinto che anche nei prossimi anni andranno avanti su questa linea e Bari tornerà dove merita.